Pensate che bello sarebbe poter parlare di astri, di astrologia al telefono direttamente con Azus e magari senza preoccuparsi degli altri segni e senza preoccuparsi delle altre persone del vostro stesso segno, ma parlando soltanto, solo e soltanto di voi e della vostra situazione astrale, insomma, parlare del vostro tema natale, del vostro oroscopo personalizzato. Pensate che bello sarebbe. Ah, ma si può fare, Certo che si può eh? Ah, si fare, può si deve fare fare. ogni pomeriggio del sabato tra le 15 e le 17. Potete telefonare e se volete vi consiglio di prenotare anche in questo momento e poi invece sarete voi ad essere richiamati al centralino nel momento più opportuno. Questo avviene ogni sabato pomeriggio tra le 15 e le 17. Gli ultimi quattro segni, Azos. Sì, ripartiamo dal segno del Sagittario, altra giornata bellissima, decisamente favorevole per quanto mi riguarda. Insomma, che dire, non c'è molto da aggiungere per il segno del Sagittario, perché la fortuna è dalla vostra parte, l'amore è meraviglioso e pieno di occasioni, il lavoro vi dà delle grandi soddisfazioni. Insomma, l'unica cosa che dovete tenere un po' sotto controllo è la quotidianità, la vita quotidiana, con qualche piccolo imprevisto che può riguardare la casa, la gestione della famiglia, la vostra automobile, insomma, sono magari delle piccole seccature che porta Marte in questa posizione, ma niente di straordinario, tutto facilmente superabile. Il Capricorno. Capricorno, sì, per il Capricorno, bellissima giornata, positiva, luna interessante nel segno dell'acquario, perché, come già abbiamo detto, porta dei risultati concreti e sono quelli che vi stanno più a cuore, che riguardano il vostro lavoro. Un lavoro che è diventato piuttosto complicato ultimamente. Mercurio vicino ad Urano vi chiede però di accettare anche delle proposte che comunque implicano un cambiamento di abitudini da parte vostra, di anche interlocutori, soprattutto interlocutori, no? Se vi viene chiesta una cosa del genere, dovete essere in grado di adattarvi se volete ottenere dei risultati. È una luna interessante anche per i rapporti di coppia. L'acquario, Agis. Acquario, giornata bellissima, la Luna è nel vostro segno, va proprio a stimolare questi pianeti che transitano nel segno dell'Ariete, siete sulla bocca di tutti, si parla di voi e si parla di voi in maniera molto costruttiva, positiva, per chi si occupa di comunicazione, per chi si occupa anche di social, per chi lavora in rete, beh, questa è una giornata estremamente interessante e ricca di opportunità anche per fare delle conoscenze, conoscenze che possono diventare anche piuttosto piccanti, ecco. Mettiamola così. Hai capito? Hai Questi capito? spiccaccioni dell'acquario. E poi i pesci. Dico Per i pesci, giornata ancora negativa. così perché sono, cioè, uno spiccaccione, cioè nel senso sono Lui è il dell'acquario. primo, Il lo primo dice della per lista. lui, Allora, amici dei pesci, giornata positiva, eccola, tac, giornata positiva, perché insomma riuscite anche un po' a liberarvi dei cattivi pensieri. Ci sono, rimangono lì latenti questi cattivi pensieri, però è una luna un po' più costruttiva rispetto a quella di ieri, anche rifugiandovi nella fantasia, nel vostro mondo dorato, insomma troverete il modo però per essere felici. Se lo farete in compagnia del partner, bella serata potrebbe riservarvi davvero delle emozioni forti. Per Lavoro e soldi, Azzo, sono il segno il favorito. lavoro e i soldi, con questa bella luna nel segno dell'acquario, l'Ariete è certamente favorito. Per quanto riguarda l'amore. Per l'amore, invece, i gemelli, che possono sperare anche in un incontro mozzafiato. E il segno del giorno, invece. Decisamente l'acquario, questa luna fa di questa giornata una giornata ideale. Allora, amici, da adesso praticamente fino a domenica sera, Lingotto Fiere, Festival dell'Oriente all'interno, cartomanti europei, così come vi abbiamo spiegato. Non ci avete capito granché come ho spiegato? Non c'è problema. www.cartomantieuropei.com oppure i numeri che vedete in sovraimpressione e i ragazzi del centralino vi daranno tutte le informazioni relative a cartomanti europei, ma relative anche agli appuntamenti come quelli che si stanno svolgendo a Lingotto Fiere a Torino. Noi ci ritroviamo Domani. domani. Ricordate, domani pomeriggio l'appuntamento con Azus al telefono tra le 15 e le 17. Credo di aver detto tutto. Buon weekend, perché Ciao ormai a di tutti. weekend si tratta. Ci ritroviamo domattina.
Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.